Ragazzuoli miei, io sono Nevermind, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi vi mostro dove e come ottenere lo scudo dell'impronta, lo scudo migliore a livello di resistenze all'interno di Elden Ring. Prima di iniziare però vi ricordo sempre, nel caso il video vi sia piaciuto, a fine visione di lasciare un like e volendo anche di iscrivervi a questo canale per altri contenuti di questo tipo. Questo scudo, per essere utilizzato ad una mano, richiede ben 48 punti in forza ed ha attualmente il valore più alto di incremento difesa all'interno di tutto il gioco. L'incremento difesa è quella statistica che gestisce quanta stamina perde il vostro personaggio durante la parata di un qualsiasi attacco, quindi in pratica quanto cala la stanghetta verde. Io vi assicuro che qualsiasi cosa vi colpisca mentre utilizzate questo scudo vi fa una carezza, letteralmente una carezza. E per quanto sia difficile da equipaggiare ed incastrare in moltissime build, per via della sua alta forza richiesta e del suo peso, lo scudo dell'impronta si comporta benissimo come armamento difensivo e grazie anche al suo danno e alla possibilità di equipaggiare una cenere di guerra, anche come armamento offensivo. Quindi potete utilizzarlo letteralmente come un'arma. Usandolo infatti in questo modo, con una cenere come colpo di scudo, questo enorme pezzo di pietra riesce ad infliggere notevoli danni, a sbilanciare facilmente i nostri avversari e con la giusta affinità, per esempio da congelamento, veleno o sanguinamento, anche a proccare velocemente vari status al nemico. Oltretutto questo scudo di default applica anche follia, questo effetto però vi ricordo funziona esclusivamente su altri giocatori in PvP o su alcuni determinati NPC all'interno del gioco, quindi non potete applicare follia a qualsiasi mostro all'interno del gioco. Ma come si ottiene lo scudo dell'impronta? Ve lo mostro subito. Questo pezzo di equipaggiamento si trova all'Eindel, nelle profondità, quindi partiamo dal presupposto che magari non avete ancora avuto accesso appunto a questa zona e iniziamo il nostro percorso dalla terrazza sul viale. Partendo da qui scendiamo questa scaletta e teniamo la destra, dobbiamo skippare tutta quest'area e ci sono vari cavalieri fastidiosi che non vorreste affrontare. Li lasciamo quindi tutti dietro e arrivati davanti a questo portone passiamo sotto l'ala di questo drago. Mi raccomando, fate attenzione a non cadere e scendete queste altre scalette. Adesso con un pochino di parkour sempre sulla sinistra iniziamo a salire queste rovine fino ad arrivare in questo percorso qui. E sulla sinistra troveremo appunto questo pozzo. Ci lanciamo dentro e si continua per questa strada. Qui ragazzi tanto è tutto in linea retta, non ci sono svincoli, non ci sono altre strade. Quindi è abbastanza lineare il percorso. Eccoci qua, sotterranei dei reietti. Qui scendete subito e lanciatevi immediatamente a sinistra. Perfetto, una volta che abbiamo sbloccato questa fonte, uscendo dobbiamo andare dritti, oltre questo portone. Se avete questo portone chiuso, ragazzi, è perché dovete esplorare per bene questa zona. Il nostro obiettivo adesso è salire su queste tubature, quindi portiamoci in avanti, uccidiamo i vari mostriciattoli. Continuiamo qui a destra. Ci facciamo avanti pian pianino. Ce ne sono un bel po' di questi. Continuiamo qui e il nostro obiettivo adesso è scendere su questa palafitta di legno sulla sinistra. Come ci si arriva? Adesso vi faccio vedere, facciamo fuori prima questo. Ok, perfetto, partiamo da questo punto più in alto del tubo, ci lanciamo. Mi raccomando sempre attenzione ai vari mostriciattoli. E una volta che siete qui avete la via libera, saltate su questa palafitta di legno, su questa impalcatura. Andate a destra, occhio all'imboscata. E quando siete arrivati su quest'altra piattaforma di legno dovete lanciarvi all'interno di questo tubo. Ok, ora qui in basso è molto facile perdersi, però se seguite i miei passaggi ci arriviamo molto facilmente. Quindi seguiamo praticamente il topo che abbiamo visto correre in questa direzione. Invece di tirare dritti dove c'è questo oggetto, giriamo sulla sinistra, troveremo quest'altro topo che io ho già ucciso. E qui in basso dobbiamo cadere in questo foro. Verremo attaccati da quest'altro mostro, uccidiamolo e sblocchiamo quest'altra via. Questo è un altro shortcut. Ora, a questo punto, rispetto alla porta che abbiamo aperto, dobbiamo andare a sinistra. Arriveremo prima o poi a questa scaletta di ferro. La scendiamo. E vi accorgete che siete nel percorso giusto quando raggiungerete appunto questa sala con i vari vasi. Volendoli potete anche lasciare indietro, ragazzi, a voi la scelta. Sulla destra c'è l'ascensore che ci interessa. Prendiamolo e scendiamo. Perfetto, abbiamo trovato l'altra fonte. Ora, poco più avanti, c'è una boss fight che dobbiamo superare.
quindi preparatevi bene perché non è così semplice. Io ovviamente non vi spoilerò nulla, vi faccio vedere cosa troveremo dopo. Allora, io ho superato la boss fight, praticamente una volta che avrete sconfitto il boss presente in questa arena, troverete questa fonte da attivare e davanti a voi un piccolo reward, questo utilissimo talismano. Oltre a questo, ragazzi miei, dovete colpire questo altare che si abbasserà da solo, quindi non sparirà, e dovremo proseguire per quest'altra zona. Arrivati in questo punto c'è da fare un po' di platforming, dobbiamo scendere verso il basso utilizzando queste travi, queste strutture, successivamente anche delle bare aperte. Mi raccomando, fate attenzione, magari utilizzate anche il cotone, quell'oggetto che vi permette di prendere meno danno da caduta. Diciamo che arrivati su questa trave, quando vedremo quel suonatore sulla sinistra, quel nemico lì, dobbiamo puntare la bara nell'angoletto. Qui occhio ragazzi, perché il personaggio tende molto spesso a scivolare anche se atterrate bene. Poi saltiamo su quest'altra lapide, di nuovo lapide nell'angoletto e questa al centro. Qui troverete un altro incantesimo della frenesia, girate a destra e più avanti quell'oggetto luccicante è lo scudo dell'impronta. L'abbiamo ottenuto. Bene ragazzuoli, vi ho mostrato la location e tutto il percorso più semplice per ottenere questo scudo. Lo potete utilizzare tranquillamente come effettivamente uno scudo nella mano sinistra, ma personalmente io mi ci sono trovato molto bene, come vi dicevo prima, usandolo come un'arma. È molto divertente da utilizzare, praticamente siete dei carri armati che nessuno può colpire. Poi se ci mettete la giusta affinità potete congelare, avvelenare, causare sanguinamento, eccetera eccetera. L'ho provato anche in PvP come arma e non funziona così bene. La gente ormai lo conosce, sa come schivarlo, vi girano intorno, vi colpiscono e vi ammazzano. Quindi non fate assolutamente in tempo a colpirli, se li colpite è molto difficile che si fanno ammazzare completamente. E anche il fatto che causa follia, in questo caso nel PvP non vi aiuta così tanto. L'ho visto però molto spesso utilizzato come uno scudo vero e proprio, quindi mano sinistra e con un'arma nella mano destra che può attaccare anche mentre parate. Il consiglio che vi posso dare, magari visto che applica follia e non è male nel PvE, utilizzatelo contro qualche NPC magari più fastidioso che non riuscite ad uccidere normalmente. Questo scudo gli farà un sacco di danno e gli applicherà anche follia. Per questo video ragazzuoli è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi invito sempre a passare sui vari social, c'è il gruppo Telegram, Discord, il mio Instagram e il canale Twitch linkato in descrizione. Vi ricordo anche che questa sera alle 20:30 sono in live con la run di Elden Ring e se avete bisogno di una mano, un consiglio, un aiutino su questo gioco, appunto passate su questi social, per esempio il gruppo Telegram, c'è un sacco di gente che vi può aiutare, me compreso. Io ero Nevermind, vi ringrazio ancora per l'ascolto, al prossimo video, ciao ciao!